Archiviata la giornata inaugurale con il 3-1 inflitto dal Brasile alla Croazia, i mondiali offrono oggi il super match Spagna-Olanda preceduto da Messico-Camerun. Domani a Manaus il debutto dell'Italia contro l'Inghilterra, assente De Sciglio per una contrattura al polpaccio. Matteo Renzi, reduce dalla visita in Asia, torna a Roma e twitta oggi al lavoro sul Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno la riforma della pubblica amministrazione e il decreto che assegna maggiori poteri all'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Si aprono le porte del carcere romano di Rebibbia per Marcello Dell'Utri, estradato stamane in Italia dal Libano. L'ex senatore di Forza Italia deve scontare una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Vicenda Mose, Giorgio Orsoni torna sindaco di Venezia. Dopo la revoca degli arresti domiciliari, il primo cittadino che ha chiesto di patteggiare 4 mesi di pena ha ribadito la sua estraneità alle accuse. Oggi prime sentenze del Tribunale della Libertà per gli altri arrestati. Attentato a Donetsk, città dell'est dell'Ucraina, cuore della rivolta dei ribelli filorussi. 2 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite nell'esplosione di un minibus appartenente a Denis Pouklin, uno dei leader dei separatisti. Già sfuggito ad un altro attentato, l'uomo non si trovava nella vettura al momento dello scoppio. E in Iraq prosegue l'avanzata dei ribelli jihadisti verso Baghdad. Il presidente Barack Obama non esclude alcuna opzione, compresa quella militare, per sostenere il governo di al-Maliki. Nel frattempo, la base americana di Baled è stata evacuata dal personale civile.